Ragazzi, se qualcuno di voi ha l'occasione di vedere Sommer, gentilmente scrivetemi su Instagram, perché al 28 luglio io ancora Sommer non l'ho visto. Comunque, a parte questo, vento nuovo da Rozzano che confina con Assago, questo mi hanno detto, per il nuovo stadio. No, rimango sempre della mia stessa idea anche qui, non cambio nemmeno qui. L'Inter, secondo me, rimarrà a San Siro e San Siro verrà ristrutturato. C'è da dire una cosa che ovviamente da Telecina o da Tele Pechino, scegli te, non ti dicono, è che è un progetto di financing, a questo punto l'era quasi scontato, resta comunque il fatto che la proprietà, in questo caso ad oggi purtroppo è ancora la proprietà cinese, devono fornire delle garanzie finanziarie ai general contractor, quindi l'Inter non può fornire nessuna tipologia di garanzia finanziaria, quindi nasce more lì praticamente questa cosa qua. Certamente non può darle Zhang. L'Inter quasi certamente ristrutturerà San Siro. E, mi avete chiesto, ma il vincolo? Faccio questo video proprio perché comunque ho ricevuto tantissimi messaggi su Instagram, soprattutto. Dicevo, Giuse, ma c'è un vincolo? Sì, ma è un vincolo della sovrintendenza, cioè un vincolo quello culturale, un vincolo semplice, non è un vincolo importante. Cosa sta a significare quel vincolo? Che ti impediscono l'abbattimento, ma non certo le eventuali opere di ristrutturazione. Quindi l'Inter rimarrà a Milano, ristrutturerà San Siro. Per me, vi dico la stessa cosa che vi ho detto un anno fa, ma ho ricevuto ancora più notizie in merito. E ci saranno degli sviluppi immobiliari intorno, dei complessi immobiliari, hotel, negozi, e poi vedi alla fine Giuseppe, ma costa di più? Rispondo un po' alle vostre domande, ragazzi, velocemente. Giuseppe, ma quanto costa ristrutturarlo? Costa più che farlo nuovo? Sì, ma non ha importanza, cari ragazzi, il costo per l'economia di un business del genere, perché anche se, come posso dire, anche se costasse 200 o 300 milioni in più, cioè questi soldi qua li recuperano in diversi modi, li potrebbero recuperare in diversi modi. Per esempio, uno potrebbe essere quello di prendere gli appalti in tutta l'area facendo delle nuove costruzioni, e poi ovviamente è scontato dire che il valore dell'asset dello stadio alla fine della ristrutturazione, quindi già i soldi li ha ripresi. Poi un conto, ragazzi, è fare lo stadio in campagna, un conto è farlo in città, nella zona centrale di una delle città più belle e più ricche del mondo come Milano. Un esempio qual è? Quello del Chelsea, cioè lo stadio di Chelsea perché vale una fortuna? Parliamoci chiaro, perché nella zona in una zona in di Londra il valore dello stadio di Chelsea mi sembra che si aggiri a un asset immobiliare e si aggira sui 3 miliardi e mezzo. Quindi San Siro alla fine, ristrutturandolo, rimanendo lì in centro e lì, rimanendo in quella zona lì di Milano, può diventare un asset da 2 miliardi e mezzo. E per quello un conto è fare lo stadio in periferia e un conto è farlo nelle zone centrali della città. E l'Inter vuole rimanere a San Siro, chi subentrerà vuole rimanere a San Siro, ristruttureranno San Siro, centri commerciali, sviluppi immobiliari, grattacieli, bla bla bla, e via discorrendo. Vedremo se da Telecina hanno ragione dicendovi dopo Assago hanno detto che confida con Rozzano. Chiedete a Telecina chi fornisce
o a Telepechino, chi fornisce le garanzie per mandare avanti questo progetto, perché questo è un progetto che ad oggi per la proprietà che ha l'Inter non ha nessun senso. Ragazzi, vi saluto augurandovi una buona serata, dicendovi e ricordandovi, ribadendovi, se vedete Summer avvisatevi. Ciao Inter!